Tantissimi cittadini e cittadine che sono venuti in piazza per conoscere prima di tutto il progetto, perché la cosa interessante e direi grave è che molti cittadini sono venuti e non sapevano che progetto l'amministrazione stava per realizzare. Sono scese in strada le opposizioni in consiglio comunale per far sentire la propria voce. Un presidio di protesta organizzato da PD Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle, con la partecipazione anche di residenti e commercianti in via Fiorentina, proprio dove dovrebbe sorgere la nuova rotonda. Io penso che una cosa così è grossa, non può garantire assolutamente che non ci siano dei blocchi, che non ci siano delle ulteriori chiusure, e per noi un'ulteriore chiusura sarebbe veramente una condanna a morte. C'è un enorme difetto di comunicazione, non hanno nessuna voglia di parlare con i cittadini e con i commercianti, stanno spendendo delle cifre esorbitanti, ma sono nostri soldi. Cittadini e cittadine che ci chiedono perché da 2 milioni di costo dell'opera viene a costare 10, ed è la domanda che facciamo anche noi alla Giunta. Per questo chiederemo l'istituzione della commissione d'inchiesta e manderemo tutto alla Corte dei Conti. I lavori, che inizialmente avevano un costo di 1,5 milioni, sono adesso lievitati a 10 milioni di euro, suscitando così preoccupazioni e scontento, dito puntato anche contro i ritardi. Certo, sono già allungati perché da piani questa rotonda deve essere già finita da tempo, invece siamo ancora in pratica agli inizi, non sappiamo quando finirà, e questo lo consideriamo un grave danno nei confronti dei cittadini. Un'opera necessaria, questo lo ripetiamo, però non a questi costi e non con queste tempistiche. Invitiamo quindi i cittadini per discutere della rotonda di Fiorentina alla richiesta che abbiamo fatto di un consiglio comunale aperto che dovrà tenersi entro il mese di luglio. Crediamo che la partecipazione anche in quell'occasione della cittadinanza per fare le proprie rimostranze e dire la propria sia molto importante.